Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Non perdiamo tempo, ci ritroviamo su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ma entriamo subito nel Tempio della Montagna. Tempio della Montagna che dovrebbe essere l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo. E quindi tempio che per me sarà una passeggiata, perché potenzia tutti i tipi di di drago, bestie volanti e tuono, quindi a me praticamente mi colpisce in qualsiasi punto. Ok, ce l'abbiamo fatta, quindi sconfitto il primo mago, andiamo a sconfiggere il secondo. Ovviamente il deck non abbiamo bisogno di modificarlo, è già perfetto così, abbiamo tutti i mostri tipo drago ed elettrico, quindi siamo perennemente potenziati anche noi. Drago Nero Meteora che parte con i 4000. Drago Tuono Bicefalo anche per lui. Fine. In due attacchi, fine. Aquila punita. E a dire mi dassero una carta buona per farvela vedere in live così. Ebbene sì, sconfitto. Preso anche l'anello del millennio. E adesso abbiamo praticamente sconfitto tutti. Quindi una volta sconfitti tutti, torniamo indietro ovviamente, salviamo, perché finalmente possiamo salvare. Quindi sovrascriviamo, bene, e possiamo uscire dal negozio. Una volta ottenuti tutti
gli oggetti, se non ricordo male, dovevo ritornare qui nella Valle dei Re per parlare col tizio. Se non ricordo male, o forse dovevo presentarmi direttamente al castello di Eshin. No, ok. Posso andare direttamente al castello di Eshin. Mi ricordavo un'altra cosa. Va bene, ok. Niente, è da un po' che non gioco. Ecco qui, grande tempio. Ah no. Ah, ok, sì, devo tornare qui al... Scusatemi. Devo tornare all'arena dei duelli. Perché devono rapire Teana. Ecco qua. Siamo nei guai. Se ne sono andati con Teana. Perfetto, quindi andiamo al tempio e liberiamo Teana, che è il tempio dove sono stato poco fa. Eccolo. Allora, ecco qui, affrontiamo il primo, tra virgolette, guardiano di questo tempio. Qui le cose si iniziano a fare interessanti, non solo perché loro possiedono la possibilità di cambiare il campo e renderlo scuro, quindi potenziare i propri mostri, ma anche perché possiedono delle carte veramente forti. E qui tra l'altro adesso comincerà una serie di sfide e di battaglie quasi continue dove non potremo salvare, quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo perché una volta che facciamo Game Over qui dobbiamo ricominciare praticamente da capo. Ok, facciamo un altro dragotono bicefalo. Allora, col dragotono bicefalo qui dovremmo essere. Ah. Perché parlo? Perché parlo sempre? Parlo sempre assai, devo stare zitto. Ora qui niente, o aspetto il drago nero meteora, oppure, madonna mia, pure. Eh sì, sapete perché possiede queste carte? Perché in realtà quello che stiamo affrontando è il guardiano del labirinto. Quindi. Quindi possiede tutte carte che hanno un potere eccezionale in difesa, e meno in attacco, ovviamente. Per il momento non posso fare nulla, mi serve o un Raigeki o Drago Nero Meteora. Il primo esercito di 5 draghi tuono bicefalo. Vedete, ha tutte carte forti in difesa. Perché lui, appunto, è il guardiano del labirinto. Quindi un labirinto è un mezzo di difesa. Oh, finalmente.
e mettiamo sole. Vedete, poi non ha carte eccezionali, però quelle due carte messe in difesa possono dare problemi. Meno male. Non avevo visto che questo era Plutone. E ce l'abbiamo fatta. Con un po' di difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Ratto corazzato che è scarsissima come carta, però vabbè. Oh, e adesso dobbiamo scegliere le direzioni giuste per il labirinto. Le direzioni giuste io me le ricordo a memoria, perché questo gioco veramente lo ricordo molto 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 bene. E le direzioni sono destra, destra, sinistra e infine destra. Eccoci qua. Le frasi di Giono ovviamente vi aiuteranno nell'andare avanti, quindi le frasi che avete letto servono come una sorta di monito. Eccoci qua, e qui c'è Seto che ci aspetta. Ecco, adesso qui possiamo decidere di ignorare l'opportunità o di andare avanti. Io ignoro l'opportunità perché voglio sbloccare il combattimento con Seto Secondo, perché Seto Secondo è, diciamo, meglio Seto Terzo, che è quello che affronteremo più in là. Però Seto Secondo può dare in minima probabilità anche il drago bianco Ki Blue. Ah, vero, qua non lo posso sbloccare il combattimento perché mi servivano forse tutti. Cioè, dovevo venire qua senza prendere tutti gli oggetti del millennio. Se non ricordo male, per sbloccare il combattimento con lui. Sì. È perché ho preso già tutti gli oggetti. Invece, se non li prendevo tutti, lui mi avrebbe affrontato. Dicendomi che poi mi avrebbe, diciamo che mi avrebbe fatto una sorta di test e mi avrebbe affrontato. Me la sono scordata sta cosa. Però va bene, poco male. Quello che mi interessa di più è Seto Terzo. Eccoci qua, i primi guardiani. Come potete vedere, qua non posso salvare, qui ancora è tutto in straightforward. Campo oscurità, ovviamente. Loro possiedono alcune carte eccezionali, per cui stiamo attenti. E se non mi ricordo male, da adesso in poi tutti gli avversari che affronteremo hanno almeno una copia di Guardiano del Cancello. E Guardiano del Cancello è una delle carte più forti del gioco.
È la seconda carta più forte del gioco. La prima è Drago Finale Occhi Blu, che la possiede soltanto Seto Terzo, Eishin l'ultimo, quello che affronteremo adesso, e i boss finali. Ed ha una minima probabilità di poterla pescare. Però se la pesca so cazzi, perché 4500 punti di attacco da buttare giù sono veramente tanti. Allora, in questa puntata direi che mi fermo dopo aver affrontato questi due scagnozzi, e poi dalla prossima faremo tutto il filone praticamente finale. Fantasma di fiamma, niente di che. Perfetto, quindi anche l'altro adesso ci affronta. State attenti qui a fare game over, perché se fate qui game over dovrete rifare tutta la parte di prima da capo. Addirittura triplo mago nero, che ovviamente viene potenziato dal campo oscurità, per cui ne approfitto e lo gioco. Anche loro dovrebbero avere mago nero. Aia. Aia, questo è brutto. Perché neanche il drago tuono bicefalo qua mi può aiutare, quindi preferisco scartare tutte le carte. Marte non dovrebbe avere vantaggio, no. Anche teschio evocato, mamma mia. Cacchio. Mi sa che ho perso. Mi sa che ho letteralmente perso. Eh sì, ho perso. A meno che lui gioca una carta coperta. No, niente, abbiamo perso. Dovrò rifarmi tutta sta parte da capo. Porca miseria. Che sfiga che ho avuto. Veramente tantissima sfiga. Eh sì, ho avuto sfiga. Adesso vi faccio vedere appunto che è game over e dovrò rifare da capo. Ovviamente farò un taglio e ci rivedremo ovviamente tra poco. Ecco qua. Eccoci qui ritornati, ho sconfitto il primo. Adesso andiamo giù con il secondo. Speriamo di avere un po' più di fortuna per quanto riguarda le carte, perché qui avere un drago nero meteora all'inizio potrebbe cambiare la situazione. Ecco, ovviamente non ce l'abbiamo. Ok, facciamo così per utilizzare più carte possibili. E mettiamolo in attacco per ora. Vediamo lui cosa ci butta. Come mai in difesa? Ah, Bicuri Box. Va bene, ok. Va benissimo così. Ok, qua siamo stati decisamente più fortunati. No, ho sbagliato. Ah, cacchio. Sbagliato.
La premura. A quest'ora avrei vinto. Questi sono sbagli che possono costare caro. Ok, fortunatamente riusciamo a vincere lo stesso, però poteva costarmi caro. Meno male che è arrivato almeno il drago meteora. Sì, qua andiamoci a schiantare. E chiudiamo la faccenda. Loro droppano il mago nero, ad esempio. Una delle carte che possono droppare è il mago nero. Burattinaio no, non è la carta che mi interessa. Però possono droppare il mago nero. Benissimo, ed è qui che adesso affronteremo la parte finale del gioco. Heishin! E questa volta bisogna batterlo. Non esiste più il farsi battere perché la storia intende quello, no? Adesso qui bisogna vincere, vincere, vincere. Quindi, Eshin, primo dei boss finali, perché non è l'unico. Drago Nero Meteora, Sole, assolutamente. Buono, ottimo. L'unica carta che adesso può battermi è il drago finale. Quindi se non è il drago finale, abbiamo vinto. Ecco, ora lui ha messo una carta in attacco e non ha attaccato. Ovviamente non ha attaccato perché io ho un mostro di tipo sole, ma quel mostro che lui ha messo lì è Guardiano del Cancello. 3750 punti di attacco. E vi posso assicurare che non sono barzelletta. E io ho messo Sole su Drago Nero Meteora proprio per questo, perché potenziandomi arrivo a 4000 e lo posso uccidere. Altrimenti. Altrimenti nada. Me ne ha giocato un secondo. Addirittura. Questo poteva significare un gran bel game over se non avessi avuto Drago Nero Meteora. E se avessi giocato Drago Finale sarebbe stato game over a meno che non avessi avuto Megamorph. E dato che per ora i Megamorph non li ho presi perché non li ho voluti prendere, era game over e basta. Ma messo il terzo? No, ok. Metal Zoa. Vabbè, sì, tanto alla fine ormai abbiamo vinto. Finalmente abbiamo sconfitto Eshin. Ma non è finita qua, ragazzi. Pumpkin Re 1800-2000, non male. Peccato per il ranco A, però non male, non male. Ed è qui che Seto diventa Seto Terzo. Ora dovremo affrontare per l'appunto Seto Terzo. Seto Terzo è uno dei più forti. Ecco. Thank you.
Eccoci qua. Questo è il Seto Kaiba più forte che possiamo mai affrontare. Ed è anche il Seto Kaiba che possiede la carta Drago Finale Occhi Blu. E la possiede direttamente a carta, quindi una carta singola, 4500 punti di attacco. Se dovesse giocare quella carta, è game over. È game over. Qualsiasi cosa succeda, è game over. Possiede anche Drago Bianco Occhi Blu, che può essere una bella rottura di scatole. Possiede Guardiano del Cancello. Possiede tutte le carte più forti del gioco. È un'incognita continua questo scontro. L'avete visto? Però fin quanto è Guardiano del Cancello, ancora si può combattere. Si può ancora affrontare Guardiano del Cancello. Se ovviamente mi uscisse un Drago Nero Meteora. Se non mi esce Drago Nero Meteora, è game over. E quella, tra l'altro, adesso potrebbe essere una trappola. Non mi è uscito Drago Nero Meteora. Quindi uniamo altre tre carte. Se non mi esce Drago Nero Meteora e butto, ecco, e butto un altro mostro e lui butta un altro mostro il prossimo turno, ho perso e devo rifare tutto da capo. Abbiamo ufficialmente perso. Che bello. Ah, che bello quando le carte non girano. Che delizia, che delizia, che bontà. Che bontà. Ok, vi faccio vedere che avevo una trappola nascosta. Ah no, non avevo una trappola. Vabbè. Comunque, avrei perso lo stesso, quindi tanto vale. Ok, vediamo che carta mette. La runa più che altro. Ok, Luna, quindi probabilmente Drago Teschio Nero o un altro Guardiano del Cancello. Bene, sconfitto. Vedete, Seto Terzo. Seto Terzo è quello più forte. Tra l'altro lui ha la capacità di droppare Drago Bianco Occhi Blu. Ha la più alta capacità di poterlo droppare. Vi faccio vedere il finale cattivo. Perfetto, vedete? E così si conclude tecnicamente questa sfida. Adesso dovrò rifare tutto da capo ancora una volta. Quindi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, finalmente posso registrare perché abbiamo il Drago Nero Meteora. Quindi finalmente forse possiamo iniziare una controffensiva. Oh, speriamo. Bene. Non mi fidavo, e infatti ho fatto bene. Possiede delle carte eccezionali, Seto Terzo, è uno degli avversari più forti. Ed eccolo qui, l'apparizione del Drago Bianco Occhi Blu. Il primo Drago Occhi Blu che vediamo finalmente in gioco da parte di Seto Kaiba. Anzi, Seto Terzo. Ok, però comunque siamo riusciti a vincere lo stesso. Ci vuole fortuna in questo caso, ragazzi, perché se non avete farmato altre carte come Megamorph, Castello Luminoso, vi serve fortuna.
Cero, il coro del destino. Puh. Ecco, adesso possiamo decidere che cosa fare. Io ovviamente distruggo gli oggetti, ma vengo fermato da Eishin. Qui dobbiamo consegnare gli oggetti. E adesso comincia la parte finale. Il boss finale. Dark Knight fa la sua apparizione. Ebbene sì, lui è il boss finale e possiede come seto terzo tutte le carte più forti del gioco. Ed è qui il primo boss finale, Dark Knight. Dark Knight possiede veramente tutte le carte più forti del gioco, quindi anche qua dovrò avere fortuna. Allora, cominciamo con mettere Dragotuono Bicefalo. Vediamo che cosa succede. La vedo brutta. La vedo bruttissima. Dragonero Meteo avrà messo. Ecco. Ok, devo togliere tutte le carte. Vabbè, montagna non mi interessa, alla fine potenzia anche me. Quindi diciamo che non mi toglie nulla. Non ricordavo giocasse montagna Dark Knight.
Non lo ricordavo proprio. Ok, ha messo mi sa una trappola. No, è una carta magia forse, perché l'ha tappata. E potrebbe essere Megamorph. Ho paura che possa essere Megamorph. Ho anche paura che possano essere gli incantesimi che riducono la potenza d'attacco. Oddio. Ok, lo metto scoperto perché voglio vedere se utilizza. Ecco. Immaginavo facesse una cosa del genere. Eh sì, una volta che piazza le carte a terra è praticamente invincibile. Niente, anche qui devo... Oddio. Vabbè, ma queste sono tutte carte trappola. Non ha messo trappole? E che, scusa, che carte sarebbero? Forse sono tutti Megamorph? Cosa sono? Cioè... Ah, vabbè, spade rivelatrici. E che diavolo? Ma sì, scarto tutto. Cioè, non mi interessa, devo scartare tutto. E le tengo anche in difesa, non mi conviene tenerle in attacco. Oddio, Raigeki. Dannato. Niente, devo rifare da capo. Eccoci qui e finalmente, cioè, siamo ritornati da Dark Knight. Mi sono dovuto rifare tutto il pezzo di nuovo, porca miseria. Una pazienza allucinante, non vi sto neanche a raccontare. Ecco, adesso che lui là ha quella carta coperta luce, potrebbe essere Drago Finale Occhi Blu. Se così fosse, è game over. No, è Drago Bianco Occhi Blu. Ottimo. Le probabilità erano 50 e 50. Ottimo. Ottimo. Ottimo, forse ho preso il pattern dove ha preso le carte deboli. Madonna, che fortuna. Benissimo. E il primo Dark Knight lo abbiamo fatto fuori.
Yes. Ma non è finita. No. C'è il secondo. Grigio oscuro, ma no, niente di che. C'è il secondo Dark Knight, prima di finire il gioco. Eccolo qui. Questo è il vero Dark Knight. Sconfiggendo lui, abbiamo finito il gioco. Però dobbiamo sconfiggerlo prima. Ecco, partiamo male, malissimo partiamo. Cerco di eliminare le più carte possibili perché voglio. Ti prego, non mettere il drago finale. Mi va bene anche guardiano del cancello, ma non drago finale. Ok, è muro del labirinto quello. È muro del labirinto, è muro del labirinto, è muro del labirinto. È ombra del muro, volevo dire. Ottimo, ottimo, ottimo. No, non ha pescato. Possiamo farcela, ragazzi. Se non ha pescato drago finale, possiamo farcela. Ok, va bene. Se il prossimo turno non gioca niente di assurdo, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto, abbiamo finito il gioco. Yes. Che fortuna, abbiamo preso il pattern dove non gli sono uscite le carte forti. Ok, ebbene sì, abbiamo completato Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Tarta catapulta, vabbè, che fa veramente cagare. Proprio non. Ce l'abbiamo fatta. Che noi chiamiamo anche Yu-Gi-Oh! A questo punto si può salvare la partita, cosa che faccio immediatamente dopo questa botta di fortuna. Segreto numero 37689434. Ecco, questo qui è il codice di una carta che io me lo voglio segnare perché adesso lo andremo a vedere insieme. Allora, 37 68 9434 è un codice di una carta che è molto forte, che praticamente ci viene consegnata. Ovviamente qui ci sono tutti i titoli di coda e tutto ciò che ovviamente concerne il gioco, cosa che a noi sinceramente non interessa perché io vorrei andare avanti. Non so se perché qui si vedono tutti i disegni in 3D dei mostri che ovviamente si possono vedere,
tramite il combattimento. Anziché premere il tasto X per ingaggiare la lotta, bisogna premere quadrato e si vede la proiezione 3D. Ma questa è per l'appunto una cosa che volevo farvi vedere con l'episodio speciale che voglio portarvi, dove non solo vi farò vedere tutte le altre carte, quindi vi farò vedere diciamo un montaggio dove utilizzerò anche le altre carte del gioco, la gamba di Exodia, perché ovviamente io vi ho fatto vedere come completare il gioco nella maniera diciamo un po' più fortunata. Ecco, non vi ho fatto vedere il vero e proprio completamento senza bisogno di rifare più volte le stesse stage, perché io le ho rifatte. Purtroppo quando ti capita sfiga e perdi, le ho dovute rifare. Perché il drago nero meteora rappresenta comunque la mia ancora di salvezza. Però ripeto, se il gioco vi mette davanti drago finale occhi blu e non avete Raigeki o non avete una carta che vi permetta di prendere vantaggio, avete perso. Qualsiasi cosa voi facciate avete perso. Per cui va bene così. Allora faccio un taglio, perché adesso riavvio, visto che già ho salvato, non ho bisogno di guardarmi tutti i titoli di coda, e ci vediamo dopo. Eccoci qui ritornati all'interno del gioco. Andiamo a inserire la password che abbiamo ottenuto, che non ricordo se era in realtà una carta o... non ne ho idea. 6894... No. Boh, non è una carta. Non ho idea di che cosa sia allora quel segreto, a dire la verità. Andiamo su duello libero e vi faccio vedere quello che succede una volta che completate il gioco. Una volta che completate il gioco avrete a disposizione tutti i personaggi da poter sfidare. Qua manca Seto Secondo, perché vi ho detto appunto che avrei dovuto affrontarlo in quella stanza. Però non raccogliendo tutti gli oggetti del millennio, io invece li ho raccolti e quindi non l'ho sbloccato, ma si potrà sbloccare, perché il gioco potrà essere ricominciato da capo, cioè una volta che voi finite ricomincerete il gioco da capo, però avendo tutte le carte che già avete. Quindi io ricomincerei il gioco in questo momento con il deck che ho già avuto, quindi molto facile arrivare fino alla fine e poi ovviamente battere i miei avversari. Ma qual è la cosa importante? La cosa importante è il fattore che abbiamo sbloccato Seto Terzo. Seto Terzo ci permette in minima parte, qualora noi lo dovessimo battere con il ranco S Power, di ottenere Drago Bianco Occhi Blu. Quello che però oggi, cioè anzi nella prossima puntata, perché questa adesso la finiremo qua, io volevo solo farvi vedere che adesso sono disponibili tutti i personaggi del gioco, e quindi volevo farvi appunto, volevo precisarvi il fatto che Eshin Secondo e Seto Terzo, insieme anche ai due Dark Knight e Incubo ma di meno, possiedono le carte più forti del gioco. Soprattutto Seto possiede Drago Bianco Occhi Blu, Eshin possiede tantissime altre carte come Zora il Mostro, Metal Zoa e tantissimi altri mostri che potete prendere. Dark Knight e Incubo possiedono non lo so quali altre carte, ma soprattutto Seto, battuto in S-Tech Rank, vi dà il rituale per il drago finale. Il drago finale, come lo utilizza lui a carta singola, in realtà non si può usare nel gioco, si può ottenere soltanto tramite Game Shark. E quindi per sbloccare quella carta non dovrete far altro che avere tre draghi bianchi occhi blu e poi utilizzare il rituale per formare appunto il drago finale occhi blu. È veramente difficile poterlo evocare, anche perché i duelli non durano così tanto, però durante le partite in S-Tech Rank si può anche fare, per cui è carino da vedere e da fare, diciamo. Detto questo, questo mio gameplay, questo let's play da parte mia è finito. Ci vedremo con la prossima puntata, che sarà una puntata speciale dove vi farò vedere le carte proibite,
E poi vi farò vedere un duello appunto con le carte proibite e vi farò vedere anche l'animazione 3D, quindi la possibilità di vedere i mostri 3D all'interno del gioco. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.